Ieri consiglio comunale a Roccella Ionica, dopo i fatti avvenuti, ovvero le intimidazioni al capo dell'ufficio tecnico comunale, l'ingegnere Lorenzo Surace. Ha detto il sindaco: quei proiettili indirizzati all'ingegnere Surace sono proiettili indirizzati a tutti noi e ognuno di noi. Roccella dunque fa muro contro l'andrangheta, per noi, dice, è il male. Toni appassionati si sono ascoltati in consiglio comunale per esprimere solidarietà al funzionario che è stato oggetto dell'intimidazione. Il motto un po' per tutti è quello di continuare la strada delle cose pulite e chiare. Noi ovviamente la matrice la stabiliranno gli inquirenti, certamente non possiamo, non abbiamo le fette di prosciutto sugli occhi, non possiamo non considerare il fatto che venga diciamo, fatto questo atto intimidatorio nei confronti di un funzionario del comune di Roccella che da sempre lavora in maniera retta ed è un esempio non solo per Roccella ma per tutto il comprensorio e anche per tutta la regione. Noi abbiamo voluto dare un messaggio, cioè che non siamo solidali, non esprimiamo solidarietà a Lorenzo Surace, ma siamo solidali con Lorenzo Surace, nel senso giuridico del termine, cioè nel senso che qualsiasi cosa fatta nei confronti di Lorenzo Surace è interpretata come cosa fatta nei confronti di tutti noi e quindi tutti noi siamo chiamati a reagire a questo che certamente è un tentativo di imporre una logica, poi le motivazioni, gli autori, eccetera, certamente gli inquirenti sono molto attenti e ritengo che riusciranno a inquadrare bene la situazione, però certamente è un messaggio che non può non avere una matrice culturale mafiosa e noi questo lo rifiutiamo categoricamente. Nessuno di noi, continua il sindaco, accetterà mai che un professionista, un uomo, un padre come Lorenzo Surace possa essere intimidito con metodi che fanno parte di una subcultura andranghetistica. Breve ma conciso l'intervento di Surace, che ha mostrato tutta la sua determinazione nel proseguire nella strada tracciata da oltre 20 anni. Io ho lavorato moltissimo con le commissioni straordinarie antimafia di Gioia Tauro, di Siderno e naturalmente forse continuerò sicuramente a farlo. Non ho mai avuto paura, non ho avuto mai nulla di questo genere, non pensavo che a Roccella si arrivasse mai ad avere, diciamo, un gesto simile, un gesto di questo tipo, vista la comunità come una comunità trasparente, una comunità che sogna e deve sempre sognare. Perché il no deve essere visto come una base di ripartenza e non come qualcosa di arrivo, perché noi abbiamo sempre dialogato e se qualcuno non accetta il dialogo, beh, non sono i nostri problemi. Vi ringrazio. Al Consiglio Comunale di Roccella sono intervenuti anche i consiglieri regionali Crinò e il presidente della Commissione regionale antimafia Geraldi. Un fronte comune di fronte a queste barbarie che ancora avvengono e che non hanno più l'humus perché possano continuare ad avvenire. E la Calabria, la Locride, la provincia di Reggio Calabria non sono quelle assolutamente di tanti anni fa. Gesti del genere non riescono a cogliere nel segno, non riescono ad intimorire e ad intimidire più nessuno, posto che l'ingegnere Surace oggi ha avuto intanto l'attestazione di solidarietà di tutta la comunità di Roccella, del sindaco, dell'amministrazione intera, maggioranza e minoranza, di noi del Consiglio regionale, siamo qui col Presidente della Commissione Antindrangheta, il professore Gelardi, siamo tutti qui non solo per testimoniare con la nostra presenza una solidarietà all'ingegnere Surace, ma per affermare un principio tutti insieme, che è un principio assolutamente inderogabile, che è il principio della legalità. Un mare è super pulito, la bandiera blu fa parte ormai della vostra identità e non è facile in Calabria, che poi si verificano quest'atti proprio criminali per incutere temore ad una persona, ad un ingegnere, ad un professionista serio, capace, che non solo presta la sua opera in questa comunità, ma è richiesto in altri comuni proprio per le proprie competenze. Io mi auguro che ciò non accada più, una condanna ferma a quanto è successo, un'ampia solidarietà da parte mia, del Consiglio e della Giunta regionale, nei due presidenti, Roberto Occhiuto e Filippo Mancuso, e di tutto il Consiglio. Credo che il
professionista, l'ingegnere, abbia avuto veramente oggi la vicinanza e il supporto di tutta la sua comunità. L'ho visto un po' turbato, ma sicuramente già l'ha fatto, continuerà a fare in maniera integerrima il proprio lavoro, quando dovrà dire no saprà dire no e farà il bene non solo di questa comunità ma delle comunità dove è chiamato ancora ad operare.